Ciao bambini, ciao a tutti. Oggi in questo tutorial io vi spiegherò come realizzeremo questo lavoretto ispirato all'opera di Pino Pascali più bella in assoluto, più importante, che si chiama 32 metri quadri di Mare Circa. È un lavoretto che appunto prende ispirazione dall'opera di Pino Pascali, dove Pino Pascali utilizza l'acqua, che per lui è uno degli elementi più importanti e più essenziali, che inserisce tra l'altro all'interno di alcune sue opere. Il nostro lavoretto si baserà soprattutto sulla sfumatura del blu che andremo a realizzare. Allora, bambini, la cosa più importante per questo lavoretto, abbiamo bisogno innanzitutto di un pezzo di cartone. Allora, il cartone io ce l'ho già qui ritagliato, vi do semplicemente le misure. Allora, devono essere come misure la lunghezza 27 cm e scusate, l'altezza, mentre la lunghezza deve essere di 20 cm. Ok, una volta che appunto abbiamo ritagliato questo pezzo di cartone, abbiamo bisogno, diciamo così, di una copertura, come infatti vi posso mostrare nel lavoretto già fatto, di una copertura di celeste, quindi appunto far quasi vedere appunto lo sfondo e quindi far capire che magari ci sia il mare sotto. Possiamo prendere o tranquillamente, potete bambini tranquillamente dipingere o colorare questo pezzo di cartone, oppure come me, prendere un pezzo di cartoncino celeste e applicarlo sopra questo pezzo di cartone. Oppure, se non doveste avere magari il cartoncino celeste, potete prendere tranquillamente un pezzo di cartoncino bianco e colorarlo e applicarlo lo stesso. Quindi, diciamo, ci sono diverse varianti e voi potete scegliere quella giusta per voi. Una volta che ritagliamo questo pezzo di cartoncino celeste, le misure sono leggermente diverse rispetto a quello del cartone, scusate, perché io lascio una piccola parte qui dove puoi scrivere, dipingere con l'acquerello e scrivere 32 metri quadri di mare circa. Se voi volete ricoprirlo completamente, non ci sono problemi, io vi faccio vedere. Le misure sono l'altezza 24 centimetri e la lunghezza sempre di 20 centimetri. Vi mostro come verrebbe. Ok, decido di farlo leggermente più piccolino rispetto al cartone perché mi piace l'idea di dipingere il titolo e quindi poi di farlo comunque un po' nostro. Vi mostro subito come verrebbe. Dobbiamo attaccare semplicemente con la colla stick questo cartoncino. Così. Ok. Verrebbe il nostro sfondo. In questo modo. Quindi questa parte qui ci servirà per il titolo. Quindi scrivere 32 metri quadri di mare circa, ma ce ne occupiamo più tardi. Adesso ci dobbiamo dedicare alla parte centrale, quindi appunto realizzare queste vasche, perché nell'opera di Pino Pascali ci sono queste vasche di zinco piene di acqua con diverso colore. Noi dobbiamo realizzare queste piccole vasche, però sempre col cartone e attaccarle una a fianco all'altro facendo questo appunto cambiamento del blu, quindi appunto questa sfumatura, creare questa sfumatura e giocare con il blu, col celeste e col celeste ancora più chiaro. Allora, vi spiego subito, bambini, questi sono dei quadratini, sono 20 quadratini, 4 per ogni striscia, diciamo così. Allora, dobbiamo realizzare questi quadratini sempre sul cartone. Allora, prendiamo un pezzo di cartone semplicemente così e dobbiamo realizzare appunto questi quadrati in questo modo. Ve li mostro perché io li ho già disegnati. Sono 20 quadratini che adesso dobbiamo andare a ritagliare insieme come misure 3 centimetri e mezzo per 3 centimetri e mezzo. Poi, ovviamente, potete deciderle voi le misure che preferite. Io, in base alla misura appunto della mia base, realizzo i quadratini in questo modo. Allora, una volta appunto disegnati questi quadratini per 3 centimetri e mezzo per 3 centimetri e mezzo, li andiamo a ritagliare. Devono essere in totale 20 quadratini. Ok, li taglio con voi e poi dobbiamo iniziare appunto a giocare
con il blu, quindi con il con la sfumatura del blu. Ok. I miei primi due quadrati realizzati. Gli altri due realizzati. Devono essere in totale 20. Tagliati gli altri due. Ok. Li sto posizionando tutti sulla nostra base per capire un attimo un po' così lo spazio. Gli altri due. Ok. Questo modo. Quindi già ne abbiamo 8, adesso ne ho altri 2, li vedete, perfetto, altri 2 qui, adesso le restanti parti le mettiamo tutte al lato, adesso le altre 2, ok. Le altre due qui e adesso ci manca l'ultima fila, anzi no, scusate, no, altre due file, quindi li posizioniamo, appunto li mettiamo in questo modo per regolarci con lo spazio. Ok. È un lavoro un po' difficilotto, soprattutto per tagliare il cartone, quindi bambini ovviamente vi fate aiutare dai vostri genitori, qualcuno che vi aiuti a tagliare il cartone perché è un pochino durino, quindi attenzione. Ok, mi mancano gli ultimi 6 quadrati, un altro. E ancora un altro qui e adesso gli ultimi 4. Quindi ricordate le misure, se seguite le mie misure i quadratini devono essere di 3,5 cm x 3,5 cm, o al massimo anche 4x4, possiamo diciamo sbizzarrirci comunque fino a questo, a questa misura, se vi basate appunto sulle misure che vi ho dato io per la base. Ok, tutti e 20 i quadratini io li ho già appunto posizionati e realizzati, adesso in questo modo. Ok, adesso dobbiamo spostare un attimo sia la base che i quadratini al lato e ci dobbiamo dedicare a dipingere i primi 4 quadratini con il blu, prendendo l'acquerello. Io, come ben sapete, utilizzo l'acquerello perché per me è più semplice, soprattutto per il fatto che si asciughi così velocemente, quindi non abbiamo problemi. Poi ovviamente, bambini, voi potete utilizzare anche i pennarelli o anche le tempere. Quindi spostiamo la nostra base e ci prendiamo solo i primi 4 quadratini. Li togliamo, ok, i primi quadrati. Prendendo l'acquerello e i nostri pennelli, iniziamo a dipingerli, quindi utilizzando il blu. Dobbiamo fare questa sfumatura, quindi il blu, ok. Blu scuro. In questo modo, guardate, ok, lo lasciamo asciugare. Questa parte. Okay.
l'altro. Verso la fine del lavoretto vi mostro sul nostro catalogo della Fondazione l'opera originale di Pino Pascali. Quindi potrete vedere appunto come cambia questo colore dell'acqua utilizzata da Pino Pascali, semplicemente perché lui utilizzava una sostanza all'interno, metteva una sostanza appunto all'interno di queste vasche da, appunto da far cambiare comunque il colore dell'acqua. Si chiamava anilina, si chiama anilina. Ok, terzo, e mi manca il quarto. Perfetto. I primi quattro li ho realizzati, quindi li lasciamo asciugare. Adesso dobbiamo continuare con questo colore, quindi sfumatura del blu, mischiare il blu leggermente col bianco, ma pochissimo. Prendiamo gli altri quattro quadratini e iniziamo a dipingere con questo blu mischiato leggermente con il bianco. Vediamo. In questo modo già si può notare la differenza. Guardate, ok, quindi blu mischiato col bianco, un po' d'acqua, questo modo. Adesso l'altro, sempre blu mischiato leggermente col bianco. Ok. E adesso l'ultimo. Perfetto. Quindi bambini, ripeto, io utilizzo le tempere, gli acquerelli, scusate, solo per la velocità nell'asciugarsi. Ok, quindi la sfumatura l'abbiamo creata. Perfetto. Adesso abbiamo bisogno degli altri due quadrati, degli altri quattro quadratini e dobbiamo mischiare il celeste con il bianco per fare appunto quest'altro tipo di sfumatura. Guardate, ok, un attimo solo che ricopro un attimo questi di nuovo di blu perché si vede un pochino di cartone sotto e non deve sembrare. Adesso, quindi, prendiamo il celeste con un po', oppure possiamo fare blu con più bianco. Andiamo in questo modo. Sì, blu con più bianco. Guardate. Ok. Blu con più bianco. Perfetto. Sì, bambini, scusate se ho detto il celeste, ma non celeste lo dobbiamo utilizzare per la quarta riga. Quindi blu con il più, molto più bianco rispetto a prima. Ok. Questo modo.
Perfetto, li ripassiamo un attimo. Okay. Perfetto. Adesso dobbiamo quindi completare la quarta riga utilizzando il celeste. Ok. Utilizzando completamente il celeste, perché poi l'ultima riga sarà appunto mischiare il celeste con il bianco e quindi sarà appunto la striscettina, diciamo così, di quadratini la più chiara di tutte. Quindi il celeste senza mischiarlo con niente, quindi dovrebbe venire in questo modo, guardate. Ok. Qui. Perfetto. Adesso l'altra. Perfetto. Faccio vedere. Adesso l'altra. Ok. E adesso l'ultimo. Perfetto. Adesso lasciamo un attimo asciugare questi col celeste e nel frattempo prendiamo gli altri quattro quadratini che ci sono avanzati, che appunto sono poi tra l'altro per l'ultima striscia, e li dipingiamo facendo appunto questo miscuglio tra il celeste e il bianco. Celeste e bianco. Quindi deve venire appunto in questo modo. Vi faccio vedere il quadratino. Ok, quindi vi faccio vedere la differenza. Ok? E vi mostro sul nostro lavoretto già fatto, ecco, praticamente dovrebbe venire in questo modo. Ok. Perfetto. Ok, adesso mi manca il penultimo. Adesso, quelli che abbiamo appena dipinto, quindi che sono davvero ancora bagnati, li spostiamo un attimo al lato, lasciando solo la riga blu, la prima riga blu che abbiamo fatto. Così iniziamo a dipingere, ad attaccarli sulla nostra base. Ok, spostiamo tutto. Prendiamo la nostra base iniziale, adesso li possiamo applicare quindi nella parte iniziale, quindi la prima riga, la nostra prima riga appunto col blu, quindi possiamo incollarli prendendo una colla stick, mettendo un po' di colla sotto e iniziamo ad applicare questi quadratini. Ok, proprio in questo modo. Adesso io li incollo molto velocemente. Ok.
li schiacciamo leggermente. Ok, adesso prendiamo l'altra strisciettina, quindi quella appunto fatta con la sfumatura del blu, e iniziamo ad incollarle sotto. In questo modo. Spero vi stia piacendo. Ok, vi mostro la sfumatura. Ok, adesso il celeste è ancora più chiaro. Stiamo aspettando che il celeste chiarissimo si stia asciugando. Ok. L'ultimo. Prendiamo solo quelli fatti col celeste, eccoli qua, questo. Adesso l'ultima striscietta, guardate, è bello, molto bello l'effetto. Ok, adesso applichiamo l'ultima striscietta, in questo modo. E adesso in quella parte superiore che vi ho detto all'inizio che l'avremmo dipinta, la dipingeremo infatti di celeste, di azzurro, del colore che ovviamente a voi piace, però io continuo a farlo ovviamente uguale, molto simile appunto alla base. E poi scriviamo il titolo dell'opera. Il nostro lavoretto comunque è quasi quasi terminato. Ok, allora scusate le mie mani. Allora guardate. Adesso dipingiamo questa parte qui di celeste, come ho fatto nell'altro lavoretto, guardate, molto velocemente. Prendiamo gli acquerelli, celeste, guardate. In questo modo. Perfetto. Potete anche dipingerlo di blu, non vi preoccupate. Potete scegliere un colore che vi piace particolarmente, però guardate, col celeste ovviamente riprende la base, quindi sta bene, sta molto bene. Adesso aspettiamo 2 minuti che si asciughi, 1 minuto, anche perché l'acquerello è molto veloce. Nel frattempo vi mostro in realtà cosa ho fatto io per scrivere il titolo dell'opera. Ho ritagliato su un pezzo di cartone sempre le lettere 32 metri quadri, 32, poi scritto appunto qui a fianco 32 metri quadri di mare circa. Potete, se non riuscite a tagliare le letterine, le potete tagliare o
su un cartoncino semplicemente, o anche sul cartone, ve le faccio vedere io, o potete anche scriverle tranquillamente, diciamo, potete scrivere le letterine e i numeretti tranquillamente appunto sul cartone. Guardate, sono molto carini. Nel frattempo che si asciughi, possiamo incollare i numeretti. Mi piace che sono così tridimensionali. Guardate. Prendendo un pennarello nero, qualsiasi colore, possiamo scrivere, anzi io provo col blu. Scriviamo metri quadri di mare circa Pino Pascali. Allora, metri quadri di mare circa Pino Pascali. Ok. Guardate il risultato finale, molto molto bello, spero vi piaccia davvero questo lavoretto, a me piace tantissimo, mi è piaciuto particolarmente realizzarlo, anche perché è una delle opere, anzi è una delle mie opere preferite di Pino Pascali. E adesso, come vi avevo promesso all'inizio, prendo un attimo il catalogo della Fondazione e vi mostro un attimo quest'opera di Pino Pascali. Ok, un attimo solo. Perché è molto molto bella. Un attimo solo. Eccola qui. 32 metri quadri di mare circa. Ci sono proprio le sfumature del blu e del celeste, appunto proprio come l'opera che abbiamo realizzato noi. Ok, grazie, grazie a tutti. Ciao bambini, spero vi sia piaciuto. Tanti baci!